Detta proprio così. Ah. Okay, ok, allora concludiamo questo esercizio. Non so se avete da aggiungere qualcosa nella parte finale perché ci siamo un po' persi, rilassati sì. Così in vista della pausa. Appunto, bene, stavo facendo delle considerazioni. La serata finale, magari prevedere un evento per la serata finale. Del però, festival, appunto, perché magari nelle mattinate facciamo i workshop con i bambini, magari nella serata finale si poteva pensare proprio di fare la proiezione di questi quattro prodotti, poi traduzione film sottotitolati, costi di voice over per bambini. Se fai degli laboratori per i bambini, fai vedere un film che magari in inglese o in altra lingua, in spagnolo, in tedesco, quello che è. Per loro è più facile che ci sia una voce che racconta il film piuttosto che il sottotitolo. L'ho sperimentata sta cosa qua. Beh certo, perché perché devono leggere troppo velocemente. O lo fa leggere la maestra. Possibilità sono due. Allora, se volete fare un evento finale, lo dovete ovviamente prevedere con persone, sì. Finanze, risorse. Eravamo impreparati anche a dover gestire. Ma avete un partner che ci tiene a tutti i costi a fare sì. Questo evento finale, quindi fate finta infatti che siete quattro paesi diversi. Allora. Voi quattro siete il partenariato, quindi alla fine lui... Che nazione sei? Francese. Il francese che sempre sa, si sa un po' sì. Puntiglioso. Perché abbiamo scelto la Francia come partner? Per quello sta, se vuoi fare il portoghese, no. Il portoghese mi sa che lo vuole fare lui. Allora il portoghese non si può nessuno. È giusto. Non fa mica tutta questa pianificazione, tutto l'ultimo giorno. Quindi lui si sente tranquillo come partner. Molto santo. Sì, infatti, rilassati. Come si chiama il centro culturale a Porto dove avete fatto? Sonoscopia Association. Associazione Sonoscopia. Ma l'avete fatto proprio, era in un centro culturale, hanno una sede, al centro di Porto, nella zona vecchia? È vicino alla Casa della Musica. Ah, ok. È un edificio anche architettonicamente sì. Molto valido. Sì, è in centro. Hanno 4 minuti per sì, chiudere. Ok, ci sarebbero anche i costi di traduzione. Che tra l'altro vanno calcolati prima, c'è cioè una volta che sì, tu hai scelto i film, devi dargli il tempo per la traduzione. Quindi già temporalmente... Almeno... Quindi bisogna mettere una deadline per la selezione dei film che non abbiamo calcolato affatto. No, la ricerca... Quello la poi ricerca dobbiamo... comprende... Ricerca e selezione. Può essere contattare i registi, vedere quali... E quindi qua in teoria c'è già stata la selezione. Sì, teoricamente a metà tre mesi dovremmo avere tutti i registi. Metti qua seleziona, perché questi sono tutti sì. Step che avete nel vostro Gantt. Tutti registi? Sì. Tutti registi? Sì. I registi, quelle sono la selezione della selezione. La formica si diverte sul tavolo. Comunque, per esempio... questa attività voi la potreste sviluppare congiuntamente con il partner portoghese. Magari la selezione dei film, per esempio, la potrebbe fare il partner portoghese, oppure potete istituire nel partenariato una specie di commissione, una giuria, no? Quindi a livello diciamo più europeo, che decide quali film verranno proiettati durante il festival. Potrei dividerli tipo, lo butto lì, sono 10 film, allora magari un tot un partner, un tot l'altro magari potremmo... Sì, cioè comunque cercare sì. Di far partecipare il più possibile partner anche nelle ideazioni, nella partecipazione per... Scelgo 10 film, lui parte il portoghese, sceglie 10 film.
dici una cosa del genere? Sì. Sì, diciamo, secondo me è meglio una condivisione, stabilire dei... La supervisione generale. Sì, che... si stabiliscono dei criteri, esatto. No? Sì. Dei criteri sui contenuti, su, qual è l'obiettivo del festival, no? Se il festival è... 10 horror, lui porta 10 comici, sì. A caso. Ah, insomma, se riprendiamo un attimo anche il progetto di ieri, un festival che presenta... Ci sarebbe, per esempio, una direzione artistica. La direzione artistica del festival. Ma rientra del... Eh sì, ma tutto questo no, la direzione di sé, la direzione artistica, no? Dovrebbe. Sì, però potrebbe essere una direzione artistica congiunta, no? Tra tutti i partner, si decide che sì. Non lo so. Perché cioè, comunque bisogna un po' stimolare, coinvolgere, no? Coinvolgere la condivisione, creare qualcosa che è terzo, qualcosa di cioè, diverso. Non pensare che ognuno si occupa di una cosa indipendentemente dagli altri, perché poi ovviamente... Non avrebbe senso comunque poi, non ci sarebbe comunicazione, tanto vale che non si cercano partner. Ecco, sì, 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 sì. Quindi quando... sì, quando pensate, ecco, se adesso no, per portarlo a livello europeo, per esempio, ecco, attività che si possono fare, coordinare insieme agli altri partner, magari, cioè, per esempio, non so, magari voi vi occupate della comunicazione a livello locale, però per esempio un partner, quindi sì, in un progetto, coordina forte, no? La comunicazione a livello europeo. E poi non dimenticate sempre l'innovatività che deve avere il festival, altrimenti non lo finanziano, cioè se è una semplice rassegna internazionale ce ne sono... Uff. Quindi lavorare sì. Sì, in una dimensione diciamo europea. Così che poi viene un prodotto che è anche davvero veramente innovativo. Quindi, si può contattare le case di produzione dei corti oppure qualche sito che si occupa di recensire. E quindi magari proseguire contemporaneamente da, insomma, ad esempio delle riviste online specializzate di cinema all'evento, che magari potrebbero fare dei contest ad hoc e legarli, non so, di scrittura, di sceneggiatura, eccetera, e poi legarli a, insomma, allo stesso festival, ad esempio, facendo una cosa più corposa. Sì, insomma, tutte attività. Non ho sì. capito una cosa. Tornando però a prima, cioè in pratica, quando io faccio questo diagramma, cioè questo, sì, ovviamente io lo faccio cioè segnando insomma tutto quello, devo farne uno per partner uno generale in cui scrivo allora magari da questo mese il partner numero uno farà questo, numero due farà quest'altro, numero tre farà quest'altro, o vanno invece divisi? Il quadro è generale, sì. Poi considera che ogni VP è affidato a un partner, allora, diciamo, in linea di massima, quindi poi ci sono quelli trasversali, però in linea di massima. No, nel senso che magari due VP possono essere gestiti dallo stesso partner, per esempio, quindi non so, però il coordinatore diciamo, sono collegati sì. a dei partner, no, quindi già di per sé tu sai che... Allora, in realtà, cioè nel senso per esempio nel cultura, nella vecchia applicazione c'era, nel vecchio formulario praticamente c'era una parte in PDF e poi in una parte diciamo Word in 30.000 caratteri dovevi descrivere il progetto. Quindi eventualmente tu potevi mettere un grafico e quindi presentare questo Gantt. Oh, magari. Quindi praticamente lo suddividi in attività, quindi questa è la linea temporale e qui avrai per esempio kick-off meeting, inizio del progetto, il sito, però è una visione generale diciamo del progetto, quindi è così, non so se l'hai mai visto un Gantt come... Sì, no, c'era sì. Presente, più che altro non avevo capito se doveva essere un diagramma solo per tutti quanti oppure andava curato insomma di sito proprio a livello di, ecco, proprio
grafico, voglio dire, sì, uno solo o divisi? Ma guarda, dipende, cioè nel senso conviene farle uno generale, devi avere. Poi così... se per praticità tua come metodologia credi che ti possa aiutare di più farlo anche individualmente, fai un Gantt interno, diciamo così, però diciamo quello generale è quello di riferimento per tutto il partenariato. Sì. Perché praticamente magari tu dici che il secondo kick-off meeting avverrà durante, dico una cavolata, il festival, no? Per risparmiare i costi di gestione, eccetera. Avere un quadro completo di quello che fai ti aiuta a tenere sotto controllo la situazione, perché magari ti sei dimenticato, oppure magari nel budget non metti quei costi di viaggio. Per esempio scrivi che farai le brochure e poi ti sei dimenticato di metterle nel budget. Quindi lavorare, diciamo, un po' visivamente, no? Sì, e capire ti aiuta poi ad inserirli poi nel formulario. Così, per esempio, poi qual è la cosa? È che praticamente per ogni attività tu dovrai descrivere quando lo farai, le persone coinvolte, lo staff, se è qualcuno di esterno o meno, il budget, quanto ti costa, e le risorse, per esempio, che hai messo a budget i viaggi, hai messo a budget il costo di una location, e quindi ti aiuta un po' a tenere sotto controllo il tutto, perché soprattutto sì. Poi se il partenariato è molto ampio, come abbiamo visto quello prima di media, che richiedeva almeno 10 rappresentati, 10 paesi europei con un minimo di 7 partner, quindi tenere sotto controllo le attività che 7 partner devono fare più tutte quelle trasversali ovviamente diventa sì, complesso. Sì, sì. Quindi, sia in fase di progettazione ma anche poi di realizzazione delle attività. Quindi ecco, bisogna un po' immaginarlo come un anche in linea, diciamo così, che, cioè dei pacchetti, no? Delle attività che si sviluppano nel tempo, ma anche che racchiudono tutte queste risorse, diciamo, tutti questi item. Cosa adesso mi sfugge, quindi non so se è chiaro un po' la metodologia di lavoro, quello a cui dovete pensare. Ecco, sì, scusate, per esempio, se decidete di fare il festival, bisogna mettere i numeri, quante persone pensate di raggiungere, di coinvolgere. E anche in un progetto normale di formazione, poi decidete, non so, di fare una serata aperta al pubblico, no? Per presentare il progetto, bisogna sempre dire quanti giorni durerà, o una giornata, o due giorni, quanti partecipanti pensate di coinvolgere. Quindi bisogna essere sempre precisi, perché comunque in genere te lo chiedono, e poi è sempre quel discorso che sono indicatori misurabili, per sì. Cui vedi se riesci a raggiungere la valutazione vostra interna e poi ovviamente anche quella esterna. Sì, per esempio anche quando fate un piano di comunicazione, quindi quali i diversi tipi di supporti che utilizzerete per comunicare, brochure, web, ecco, se monitorate o meno le visite sul sito, quante brochure stamperete, in quante lingue, bisogna essere molto dettagliati.
E poi ovviamente se tu fai, come dicevamo prima, una comunicazione per giovani, userai delle metodologie adatte ai giovani. Se fai una comunicazione per gli anziani, dovrai usare dei mezzi adatti per raggiungere quel pubblico. Quindi, e poi ovviamente anche, oltre ad aver in qualche modo identificato i tuoi target, c'è anche magari diciamo, quei portatori di interesse che sono, diciamo, fuori dal tuo target, che però in qualche modo tu con azioni di comunque, non so, guerriglia marketing, dici che comunque raggiungerai, quantificando sempre in qualche modo. Per esempio, non so, perché lavorerai insieme al comune, il comune ha un servizio di sportello al pubblico in cui hai dati che arrivano 10.000 utenti, per cui userai non so, quei punti di Anche contatto tipo per. contattare punti tipo Informa Giovani, che hanno una rete molto ampia, centri per l'impiego, insomma, comunque sono modi per arrivare a un pubblico che è molto ampio e che magari normalmente non partecipa ai festival, però poi può essere attratto da un'idea nuova. Sì, sviluppare anche perché è molto importante, specialmente nei progetti cultura, la diffusione e la disseminazione. Cioè, il piano di comunicazione deve fa essere fatto molto dettagliato. Per esempio, ti chiedono anche se farai press releases, diciamo articoli di giornale, magari anche preciso quanti ne farai, perché così li puoi mettere a budget. Che comunque costano, no? Se lo fai sulla testata nazionale, se lo fai sul locale. Pubblicità proprio redazionali, proprio articoli Decidi tu, personalizzati. sì. Sì. Sì, decidi tu, diciamo. Perché anche se pensi a uno spazio sulla Repubblica, piccolino, costa 800 euro, no? Quindi, però se li metti a budget, no? Dipende dove vuoi arrivare. Comunque la disseminazione deve essere fatta locale, anche a livello nazionale e poi europeo attraverso i network. Quindi, per esempio, nella Iscriversi anche magari a qualche network che si occupa di cinema o di festival, per cui c'è una rete già. Esempio, ieri parlavamo proprio di questi siti a cui magari iscriversi anche come associazione per, insomma, per fare rete, piuttosto. Quali sarebbero, ad esempio, qualche. Ma dipende un po' dal tuo dal settore. Perché allora, per esempio, noi come MEP siamo iscritti ad ENCAT-TC, praticamente un network europeo di università e istituti culturali scusa, istituti di formazione nel management culturale, perché comunque sono cose che a noi interessano, diciamo. Quindi paghiamo una fee annuale e facciamo parte del network. Ci sono altri network tipo Audiences Network, che invece è una rete aperta. È una piattaforma di scambio, casomai anche lì possiamo darvi il link. Audiences Sì, è una piattaforma aperta dove ci sono varie associazioni che si scambiano liberamente informazioni, idee, quello potrebbe essere un punto di contatto. Bisogna fare un po' di ricerca su internet per vedere se nel settore vostro del cinema ci sono. Sicuramente ci sarà. Sicuramente ci sarà. Perché mi ricordo una volta avevo assistito, mi sembra, forse l'anno scorso, avevano presentato al Calcia Forum, credo, un progetto sul cinema, che era stato finanziato, cioè, non mi ricordo se, sì, forse è stato finanziato dal programma Cultura alla Rete Europea dei Cinema. E quindi, però ecco, bisogna vedere un attimo a livello di eleggibilità, cioè anche voi, diciamo, se è un network solo per il cinema, se è un Sì. network che mette in collegamento
varie associazioni, ci sono i network dei musei, ci sono, insomma, ci sono vari network in cui si può entrare, quindi bisogna vedere un attimo quale, forse anche tipo quel salto, quello per i giovani, bisogna un po' vedere che adesso se trovo una lista di network magari ve la giro e poi voi vedete quale vi può interessare, perché forse c'era qualcuno che aveva fatto uno studio su quello. Anche su LinkedIn, per esempio, tante volte se uno si iscrive a gruppi di europrogettazione, noi per esempio mi ricordo un partner, l'avevamo contattato tramite LinkedIn, quindi bisogna un po', ecco, variare. Per esempio su Digital Storytelling anche ci sono dei gruppi di lavoro, quindi ecco, bisogna un po' vedere che succede in Europa, no? Rispetto agli interessi che uno ha e vuole portare avanti. Ok, quindi non so se la metodologia del lavoro è chiara su questo, e sempre tenendo in considerazione le priorità, no? Gli obiettivi del vostro progetto, e quindi anche tenendo in considerazione il fatto che è importante sviluppare quello che chiamano lo sviluppo dei pubblici, o comunque raggiungere, no? un ampio numero possibile di diversi pubblici che magari in genere non partecipano alle attività dei festival o artistico. Anche quello può essere innovazione, no? L'animazione per il festival di animazione per gli anziani, non lo so, tipo così. Sì. A parte che di festa di animazione praticamente ce n'era pochissimo, si portasse a Nessì, ma gli altri. No, ce n'è uno che c'è Grenoble, c'è Zagabria. Sono tutti all'estero, praticamente in Italia non ce ne sta. Festival di animazione. Sì. Festival sulla fantascienza. Quale? L'animazione. Dove? Qui in Italia? Bologna. A Bologna. C'è il Film Festival, che è uno dei più importanti festival d'animazione che fanno in Italia. Sì, non c'è tantissimo, c'è a Milano pure quello però sui cortometraggi. C'è una sezione del Milano Film Festival, sì, e c'è una sezione dedicata all'animazione. Sono proprio piccoli, a Lucca per esempio stanno cercando di spingere, ma non è niente di rilevante. Cioè, roba sparsa, senza logica, fatta così. Quindi da quel punto di vista è un buco. Insomma, in Italia sì, non c'è ancora molto da, cioè più che altro ci sono esperienze piccole, però a livello di grandi nomi non sono tanti, ecco. E quindi lo spazio c'è, sì, per inserirsi. Ok, allora facciamo il risk modeling. Sì, quindi adesso invece vediamo un altro esercizio che può essere utile per difendere la vostra idea progetto dagli attacchi esterni. Attacchi esterni che non significa il partner magari nello specifico che ti ruba l'idea, perché si presuppone che se sei in un partenariato c'è un accordo di base, un'intenzione, un obiettivo comune, quindi rimaniamo nella linea della buona fede. Invece la cattiva fede ce l'abbiamo verso l'esterno. Sì. No, sì. Una cosa, ma da qua noi poi dobbiamo andare alla work package, giusto? Da questo schema qui. Ha trasformato. Sì. Cioè, nel senso che questo potrebbe essere un vostro work package. Però solo di una parte. Sì, solo di una parte, sì. Poi, per esempio, se vuoi, volendo, lo puoi spacchettare, quindi sviluppi in questo modo lo stesso un work package per il management. Quindi okay, qua quindi ti metti dall'1 al 24. Anche uno semplicemente del progetto generico. Del progetto generico, sì. Magari ecco, qua c'è il primo meeting, qua il secondo, allora qui devo mettere i costi di viaggio, qui devo, no? Quindi che vi aiuta a visualizzare. Allora, dovete, vediamo un altro foglio. La possiamo anche girare? Dice, facciamo. No, quella era. Sara,
è comunque con noi, visto? Sì, infatti. Allora, dovete disegniamo una cosa così. Questo, diciamo, è il vostro progetto, l'arco temporale del vostro progetto. Adesso dovete immaginare tutte le cose avverse che potrebbero succedere in questi 24 mesi. Cioè, tutto quello che potrebbe succedere di negativo nel corso di questo progetto. Tipo, incendia la location dove volete fare il vostro... Così, pezzo. Diciamo, per ripararvi, diciamo, da eventuali attacchi. Okay. Cioè, cosa potrebbe succedere al vostro progetto in ognuno dei, diciamo, degli aspetti, quindi dal festival invece al partenariato, all'organizzazione, all'amministrazione, alla comunicazione, insomma tutti questi aspetti, come potrebbero essere danneggiati da agenti esterni, e su questo lato invece come potete invece risolvere questi problemi, giusto? Sì, ma sì. Questo calcolo dei rischi va sempre messo a progetto. Cioè, ma questo progetto vi è uno strumento che vi aiuta a progettare, nel senso che voi, avendo chiaro un'idea, avendo strutturato tutte le attività, in questo modo vi rendete conto di quali potrebbero essere i punti di debolezza del vostro progetto e quindi di conseguenza andare a migliorare, a rinforzare quei punti. Potete anche pensare, no, in temporale, nei primi 6 mesi potrebbe succedere questo, nei prossimi 6 mesi quest'altro. Questa è una cosa che potete applicare anche quando davvero in 3 giorni di festival, no? Che potrebbe succedere in 3 giorni di festival? Se viene la pioggia, se viene... Se non arriva il regista, non si iscrive nessun bambino, se i bambini non riescono a produrre il cortometraggio. Se non riesce a trovare le scuole, no? Oppure, non so, prevedi degli eventi all'aperto. Sì. Quindi tutto quello, adesso scegliete voi se vi volete concentrare sempre sul, diciamo, evento festival, quindi da tutta l'organizzazione fino alle 15. Oppure se volete farlo con tutto il progetto, forse più tutto il progetto, non lo so, magari anche, non lo so, perché adesso sul progetto, sul progetto. Questo magari praticamente quando descrivete il pacchetto di management, per esempio potreste inserire che durante, non lo so, il secondo meeting o il primo meeting potete fare un'attività del genere con i vostri partner, perché ovviamente voi pensate che iniziate a scrivere il progetto a dicembre, lo sottomettete a fine gennaio, inizi febbraio. Praticamente il progetto inizia il 1 novembre, no? Quindi quasi dopo un anno. Quasi dopo. Generalmente, non è sempre il caso, perché abbiamo visto che con il festival entro 30 giorni ti danno la comunicazione, però in altri casi, insomma, passa molto tempo, quindi riassestarsi anche con i partner, no? Una volta che si inizia l'attività, anche adesso questo qua è proprio per vedere... è una specie di SWOT analysis, diciamo, del progetto. Poi magari quello che poi pensiamo minacce in realtà magari potrebbero essere opportunità, no? Quindi pensate, adesso non so se... Sì, sempre sul progetto del festival, no? Volete continuare questa cosa? O sul progetto in generale? Diciamo che bene o male ci sono calcoli... Rischi generali e rischi magari specifici, perché rischi generali sono ad esempio, non so, il fatto che che uno sponsor venga meno, ad esempio, piuttosto che ci siano cose tipo aumento dell'IVA, aumento di, quindi che ti facciano completamente sballare un preventivo. Piuttosto che magari come nel nostro caso, però tu conti su una location a prescindere dal fatto che la devi avere a pagamento piuttosto che con un patrocinio, quella location viene meno. Scrivetelo, perché queste poi sono tutte cose, no, che in fase di pianificazione
è importante, no? A cui riflettere, che eventualmente ti prepari per una seconda via, diciamo. Quindi, vabbè. Lo scriviamo qua o lo scriviamo qua? Sì, no, come volete, come state più comodi, sennò davvero venite, vi alzate, sì. E pensate a tutte le cose che potrebbero minacciare il vostro progetto. Come se ci fossero tante barche di pirati che stanno lì che, che vogliono fare l'arrembaggio. Allora, la prima minaccia che può esserci all'interno di un progetto, di un partenariato. No, però non dobbiamo considerare i partner, dobbiamo considerare le minacce esterne. Sì, infatti partenariato intendevo nel senso di progetto presentato. Cioè, secondo me, perché comunque non il progetto non è finanziato in toto, allora metti che noi abbiamo fatto un calcolo, allora questi mettiamo li abbiamo dal bando se lo vinciamo, questi invece dagli sponsor, ripeto, che vengano meno gli sponsor, perché questa cosa va a minare fortemente, perché poi l'altro 50% che dobbiamo trovare non è poco. Poi appunto che... È buona prassi, adesso che tu hai nominato questa cosa, non tutti i bandi lo richiedono, però nel cultura, se per esempio prendete un accordo con un ente pubblico, di inserire nella documentazione questa lettera, questa convenzione, insomma, di intenti. Sì. Ma io sono tenuta a specificare, no? Come il resto della somma lo reperirò? Se tu lo sai, sì. Se non lo sai, non è... Se tu lo sai è meglio, se non lo sai, no. Per esempio, in questo progetto a cui avevamo lavorato, per esempio c'era il partner in inglese, fa: ah, vabbè, ma tanto io una volta che il progetto è approvato, ce l'ho lì, vado dal comune e loro sicuramente cofinanzieranno, perché per loro è importante avere un progetto approvato nel programma cultura. In Italia non funziona tanto così, però insomma, per lui il progetto approvato è era, no? Grazie di sì. Però diciamo che minaccia eccessivo ottimismo degli sponsor, sì. Degli sponsor stranieri, appunto. Sì. Minaccia differenze culturali tra gli sponsor. Poi ripeto, c'è un altro problema secondo me notevole, un cambio della location, un venir meno della location, insomma, l'amministrazione che ti dici no, mi dispiace, questa non la possiamo fare. Sì. Nonostante, oppure cambio di amministrazione. Nonostante, cambio d'amministrazione. Abbiamo detto di sì, 2 mesi prima, 3 mesi prima, un anno prima. Poi anche eventi politici, metti che devo fare, programmavo un evento in Siria e poi c'è stata, insomma, anche... L'evoluzione. Cose politiche, sono comunque minacce... Sì, sì. Parlando di eventi attacco dei narcos messicani. Cambiamenti politici. Scherziamo, però succede, lo so. Cambiamenti politici, intendi anche che succede qualche tragedia in Italia, per cui la cosa che devi fare, vabbè, non la puoi fare. Pensare proprio ad eventi cataclismi. Quinta glaciazione. Io pensavo, ad esempio, se fai un evento, no, perché adesso stiamo facendo un discorso in generale, sì. Però effettivamente se tu fai un evento con... non so, un paese tipo, hai fatto un evento in Egitto nel periodo può succedere, insomma, anche che magari quest'anno, l'anno prossimo cambia amministrazione a Bari, sì, e ma ad esempio non frega più niente, facevo riferimento all'IVA, metti che tu hai fatto certo, dei preventivi con l'IVA, l'hanno aumentata, poi quindi cambiamenti economici anche, quindi l'aumento dell'IVA, una differenza cambiamenti politico-fiscali. Quindi devi considerare che ci possa venire meno qualche uomo chiave della realizzazione. No, non è interno, non è interno. No, in generale, beh, anche nella tua organizzazione. Sì, effettivamente. No, pensavo che non dovessimo considerare l'interno questo è il progetto in sé, quindi tu, quello che può mai
minacciare la realizzazione e la messa in opera del tuo progetto. Esatto. Allora, quindi, e allora sì, allora anche che un partner venga meno effettivamente. Da parte proprio l'uomo chiave che magari ce l'hai tra i sei che c'hai, cioè una persona sì, indispensabile che succede un casino non lo può fare. Che viene a, si ammala, c'ha 39 di febbre, in quei giorni non è disponibile, che fai? Nella scatola blu pure con 40 di febbre, sì. Si deve operare. Sì, quindi venir meno di insomma. Per esempio, no, per esempio può venire meno quella persona che ha tenuto tutti i contatti con i registi, per dire, no? Infatti questo è all'interno di un'organizzazione. Anche, oppure insomma c'è un cambiamento di programma, gli ospiti o insomma, ospiti importanti non possono più venire. Certo. Vi ricordate quando è esploso il vulcano? Sì, che non si poteva volare. Sì, beh, diciamo che quello è davvero. Vabbè. Va oltre. Però. Ricordate i paesi vulcani? Sì, quelli della Sicilia no. No, però, no, anche quando pianificate le attività, il clima nei vari paesi è importante. Se volete fare una rassegna a settembre da noi è perfetto, magari come momento. Però se poi alla fine all'interno del partenariato c'è il partner svedese e voi dite vabbè facciamo un bel meeting a gennaio, no vabbè allora forse se proprio dobbiamo fare il meeting a gennaio meglio farlo in Spagna, e comunque a gennaio con la neve ci sono un sacco di problemi con i voli, gli spostamenti. Quindi bisogna considerare problemi climatici, ma in generale, perché anche sul luogo dove organizzi qualcosa sì, può succedere. Come dicevo prima, prevedi delle attività all'aperto, piove e sì, devi essere pronto per le prevedi già, cioè le prevedi già o uno spostamento o una copertura. Per dirti, Luca Comics 3 anni fa i concerti sono saltati tutti perché ha piovuto. Voglio dire, ma non sai è, che a novembre infatti, piove no, a Lucca, ha dovuto chiudere il palco, la follia. Sì, 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 infatti. Quindi diciamo che in generale nelle minacce dovevo considerare tutte, perché altrimenti può trovare subito la soluzione. Sì. Ad esempio, diciamo caso, che sì, se questo lo fai in. Se un ragionamento del genere lo fai in fase di design, dopo il progetto te lo scrivi come vuoi tu. Per esempio, in un progetto noi avevamo messo un partners meeting in Turchia a luglio. Diciamo vabbè insomma l'abbiamo dovuto spostare, comunque il partner, cioè in fase di design il partner bene, poi si è resa conto invece che ci sono quasi 50 gradi e quindi ha detto che non era fattibile, quindi l'abbiamo dovuto spostare è andato tutto bene, insomma non è che questi spostamenti diciamo si possono fare se giustificati, però la valutazione era stato un errore a livello di design proprio del progetto. Quindi, un'altra minaccia importante potrebbe essere il fatto che prima che voi facciate il festival ne esce un altro identico a voi. Sì, sì, sì. Prima. Brava. Prima vi trovate la pubblicità di questo festival identico al vostro. Sì. Per questo. Sì. Poi ci sono i problemi tecnici. Sabotaggio. Sì. Ah, ecco, oppure sì, magari in che giorni organizzare l'evento? Quindi magari cercate di controllare la programmazione degli anni precedenti se ci sono degli eventi simili che sono a cadenza annuale, per cui. Però ragionando per assurdo, se ad esempio un mio progetto viene approvato con una certa idea e di qui ad un anno e mezzo, nel corso di quell'anno viene preceduto da un evento molto molto simile, questa cosa ovviamente fa venire meno un po' l'innovazione alla base della mia idea, c'è il rischio che il finanziamento viene meno, c'è la possibilità di cambiare? No, una volta che è stato erogato, a meno che non ci siano proprio condizioni allucinanti che salta tutto il partenariato, insomma. Cioè, nel senso che comunque anche quando scrivi, per questo c'è bisogno alla base di uno studio di fattibilità, vedere no? Quali altri festival per esempio ci sono in giro, che questo poi ti aiuta anche
magari a metterti in contatto anche con altri festival, con altri operatori. Quindi è quasi impossibile che tu scrivi un progetto tale e quale ad un altro festival. Tu puoi prendere buone pratiche, eccetera, però no. Pure problemi da un punto di vista amministrativo ci possono essere se un partner non rende conto bene le spese, oppure se si lamenta perché vuole una quota maggiore all'inizio. Sì, cioè, quindi pianificare bene il budget, no? E il rapporto con i partner. La pianificazione del budget. Sì. Rendere conto che in realtà avete bisogno di più, avreste avuto bisogno di più denaro per le voci che avete chiesto. Di essere finanziati, per cui avete chiesto il finanziamento. Vabbè, legata anche a una errata pianificazione da parte di un terzo, tipo di un, come diciamo, da parte di un esterno, quindi magari hanno sbagliato loro e tu ti ritrovi col problema. Sì, perché loro diciamo no. Magari loro avevano, prevedete che avete la location per esempio gratis e poi invece vi dice guarda c'è crisi, non c'ho soldi, devo chiedere una tariffa piena. Ma quindi ad esempio in questi casi comunque va ad esempio la location è buona prassi trovarne già una di alternativa, una o due di alternative in fase di progetto, piuttosto che trovare già, pensare già a dei partner alternativi nel caso in cui qualcuno venga meno, insomma, e magari eventualmente questo comunicarlo, o queste sono cose che rimangono sempre al suo interno. Te lo tieni per te e lo usi come piano B, il classico piano B. Sì, esatto. Sì, beh, dipende che il cambio di location che cosa comporta, per esempio. Se comporta un grande spostamento nel budget, sì, in un'altra città. Ci sono delle regole per cui devi chiedere quello che viene detto, una modifica del budget. Quindi dipende, per questo bisogna sempre tenere sotto controllo le attività. Perché se scegli magari un teatro, uno spazio all'aperto che inizialmente a Bari poi invece viene meno, già se ne trovi un altro che si trova, non so, a Matera per esempio, può essere più costoso perché non ci arriva, non c'è l'aeroporto, comunque devi prevedere lo spostamento, magari alta stagione, Matera è più piccola, un'offerta di ricezione, diciamo, di hotel, cose del genere, più o meno vasta e quindi è più cara, insomma, dipende. Magari invece se lo riesci a trovare, stesso nella città di Bari, non ti cambia niente, per cui... Comunque non è richiesta, diciamo... Ripeto, e poi non è richiesta comunque questa cercare, è sempre una cosa ad uso interno, non deve essere, diciamo. Ne fai un ufficiale, poi ovvio che magari, non so, chiedi anche dei preventivi, anche se tu c'hai una location gratuita, ti informi anche su com'è il mercato per gestirla al meglio in una situazione emergente. Cioè, comunque se l'obiettivo è quello di fare un festival, cioè in genere perché magari cioè è tanto tempo che lo fai, ha già dei sponsor o comunque delle location con cui ti puoi, posti dove ti puoi muovere, già degli accordi prima. Perché come abbiamo visto sia sul cultura che sul media deve avere già 3 anni di programmazione, quindi bene o male è un festival che è abbastanza, no? Che sa come muoversi sul territorio, quindi bene o male sai come muoverti. Vale anche nel caso di un altro finanziamento più piccolo, perché non hai bisogno di 3 anni. Cioè, la regola è quella sempre di in fase di progettazione prevedere anche quelle che possono essere le minacce. Sì. E trovare la soluzione. Che poi a volte le minacce si possono comunque, no, trasformare in opportunità. Quindi metti un cambiamento politico invece a vostro favore, per cui sì. Può essere. Però non diventa più una minaccia, però diventa un vantaggio. Magari appunto parlato della Siria, magari diventa. La situazione cambia, diventa tutto più, invece, magari più tranquillo e c'è una rifioritura culturale, anzi si cerca di promuovere il turismo, la cultura in quei posti, per cui magari trovi anche dei vantaggi degli sponsor per farlo lì piuttosto che farlo in Italia, che
sembra una cosa più scontata. Sempre il cambio di location, alla fine non la fai più nel solito, dico una cavolata, teatro, ma poi alla fine non so. Una galleria sì, insomma, un posto. Una galleria autostradale, ne so. Sì, un posto industriale dismesso. Se prendi una piazza e una tensostruttura, cioè, comunque sei riparato con la pioggia e hai trovato una soluzione. Sì, la galleria stradale viene bene. Cioè, galleria, comunque galleria. Bisogna, sì, diciamo, sì. Non lo posso fare più lì e lì, dato che siamo creativi. Dobbiamo cercare soluzioni alternative, quindi no, può diventare anche una cosa sì, interessante. L'utilizzo degli spazi è un tema abbastanza di interesse adesso. Ma ricordate sempre le due parole che vi dovete tatuare come progettisti: creatività e innovazione. Poi c'è tutta una serie di problemi tecnici che bisogna prevedere a monte, tipo che ne so. Burocratici. Ma anche burocratici fondamentalmente, ma anche tecnici, tipo ti arriva il film, tu lo provi sul lettore, funziona, te ne arriva un'altra copia, lo provi, funziona, arrivi là, non funziona, devi cambiare il lettore, devi averlo a disposizione, se non ce l'hai lo devi andare a prendere, è tutta una serie di cose pratiche, tipo due copie dello stesso film, oppure bene, due. Ma ora stanno uniformando. Mm-hmm. Ma non si sa mai. Ti posso dire che ho visto in un festival finché andava a scatti che sbloccava il DVD e non avevano l'altro lettore, lo vedevano e l'altro non partiva e non, non mi spiace, non possiamo poi, trasmettere comunque ma... ogni progetto ha le sue minacce specifiche. Io, insomma, qui comunque abbiamo fatto una cosa in generale, poi ovviamente è ovvio che sì poi per i problemi tecnici sì, non so, se facessimo una rappresentazione teatrale avremmo un altro tipo di problemi, certo. Ad esempio sì, vabbè, questo deve essere lo strumento che poi è adattato alla vostra specificità, vi aiuta a progettare, a prevedere delle situazioni di rischio. Poi andando nel dettaglio, anche già questo del festival è abbastanza dettagliato. Sì. Farlo generico su un progetto qualsiasi da presentare. Però ecco, nel senso che l'idea è quella di, anche in fase di progettazione, farvi pensare ad eventuali rischi e quindi modificare proprio in fase di design. O comunque evitarli, no? Tenere in considerazione. Non concentrarsi solo sull'idea pura, perfetta, esteticamente. È tanto difficile trovare la location piuttosto che gli sponsor, eccetera. Che tu, insomma, lo stai dicendo. Ma queste cose non possono succedere. Sono state conquiste faticose, e poi invece devi. E poi arriva la fessia che ti blocca. Anche la geografia, la mobilità, perché noi per esempio siamo fortunati, abitiamo a Roma, più o meno da lì partono tutti gli aerei, però magari trovate tanti partner che, non so... La Bulgaria che ogni volta... Sì, o i poveri turchi che devono sempre passare per Istanbul, quindi anche quando pianificate... Cioè, siete strategici anche nell'organizzare sia il festival ma anche i meeting, farli magari in posti facilmente raggiungibili, che però non sia, per esempio Londra è facilmente raggiungibile ed è economica, però magari vai a Stoccolma che è facilmente raggiungibile ma è carissima, quindi cercare anche di bilanciare, guardare la stagione, le vacanze, tutte queste cose qui. Sì, specialmente quando si opera a livello europeo, perché poi noi in questo progetto abbiamo un partner che viene da Denizli, mamma mia, poverina, lei ogni volta vicino, insomma Istanbul sta qua, è un'ora di aereo, lei ogni volta deve fare i viaggi della speranza. Quindi dove è possibile anche tenere in mente questo, quindi magari come ha detto Laura, anche magari organizzare un festival non so, in Estonia può essere più oneroso, per quanto è un paese che non è caro, però può essere più oneroso per i viaggi, sì, per tutti, non solo per lo staff, ma anche per i registi e tutti quelli che insomma possono partecipare. Ok, quindi più o meno questa metodologia. Però siete abbastanza ottimisti. Sì. Hai trovato solo, questi abbiamo aggiunti noi, solo 4 minacce. No, perché diciamo ovvio che
badiamo più all'esperienza nostra, sì. Ovvio, quindi ovviamente non avendo ancora fatto un progetto a livello europeo, avendo fatto progetti più piccoli, i nostri problemi sono più pratici. Sono stati sì. più pratici, viene meno uno sponsor, la location la dovevo cambiare ed effettivamente trovi l'amministrazione comunale che ti dà fastidio. C'è appunto, capitato. E che c'è capitato, quindi sono insomma, vita vissuta. Le minacce, insomma, almeno un buon 50% le abbiamo subite. Siamo in streaming. Ok. Poi vabbè, anche la lingua a volte può essere una minaccia. Sì. E le differenze culturali. Sono una minaccia e una risorsa allo stesso tempo, però se non si sanno gestire bene diventano una minaccia, se invece sfruttate per esempio, al meglio potrebbe sono essere una ricchezza. Una cosa che mi è successa potrebbe essere che una comunità manda un progetto sempre europeo, dove io non ero progettista, ero un esperto, diciamo, chiamato per fare un corso. E avevamo una comunità albanese che doveva per forza essere accompagnata dal prete. Quindi magari tutti gli altri ragazzi che sono venuti da soli, tu hai previsto degli spostamenti, delle cose, delle accommodation per loro, che per te potevano essere abbastanza facili, no? Perché viene il ragazzo da Palma di Mallorca, una ragazza la mette a dormire in casa, invece queste ragazze di questo piccolissimo paese dell'Albania settentrionale dovevano stare sempre sorvegliate dal parroco. Quindi devi prevedere sì. per loro un albergo necessariamente, sì, solo sì. con ragazze, tutte con il prete. Sì. E il prete lo devi far mangiare, devi far viaggiare, eccetera, eccetera, se no non vengono. E perdi il partner. Potrebbe essere questa una minaccia sì, di sì. differenza culturale. Sì. O penso alla Turchia, i paesi islamici, potrebbe essere ancora più complicato far spostare un gruppo di donne. Sì, c'è da considerarle comunque tutte queste cose, perché alcuni, come però dicevamo ieri... Però forse problemi di budget. Sì, però questo vi aiuta nella pianificazione, se prevedete... Sì, pianificazione. Sì. Però ecco, se fate, diciamo, una buona pianificazione, quindi prevedete un'attività, no, che coinvolge varie mobilità di giovani... sì, lì un conto, come hai detto tu, se no, sistemi dei giovani in non so, foresterie, yeah, eccetera. Sì. Un conto invece se. Sì, sì. Sì, sì, sì. Fatto la selezione prima. Diciamo che poi, per esempio, questa cosa, ecco, è. Viene fuori quando tu concordi l'attività con i partner, no? Quindi per questo ci deve essere confronto, partecipazione con gli altri partner, perché ovviamente magari tu non lo puoi sapere, no? Quindi soltanto, guarda, no, perché noi lavoriamo con questa comunità e questa comunità, diciamo, ha queste prerogative che vanno rispettate e quindi... sì. I costi di visto, no? Perché magari ci sono alcuni. Se ci oppure sono. Può succedere se che. Se c'è qualche minorenne pure, c'è da considerare. Sì, quindi ci vuole un accompagnatore. Oppure può succedere che tu fai un progetto riservato ai giovani, invece non vengono giovani. Ah, certo. Vengono dei parenti di. Succede questo. Sindaci. Sì. Sì, sì, sì. Questo. E quindi sì. là magari hai un problema di giustificazione con la anche comunità magari, europea, l'Unione Europea, magari diciamo, non partecipano. Giovani, questi che c'entrano, come lo fai a rendicontare? Sì, quello sì, non sì. lo so in realtà come l'hanno risolto. Ah, perché è successo. Proprio. Ma qui a Bari o? Sì. Non si dice. Non si dice. Sì. Però sì, è successo. Sì, sì. Sì, poi magari capita anche che tu hai previsto nel dettaglio perfettamente, sei stato bravo a fare tutti i tuoi compitini, quindi sai
tutte le attività come devono essere svolte, arriva un gruppo che non è quello che ti aspetti, non svolge le attività che hai previsto, non raggiungi l'obiettivo e la valutazione si sballa tutta e tu quindi comunque sei carente in più punti e poi quando devi scrivere il report e rendicontare sei in difficoltà. Ma è sempre ragionando per assurdo, io praticamente consideriamo appunto una partnership minima di 3, uno dei 3 partner fa meno di quello che era stato previsto appunto nel contratto. Di soldi? No, dico proprio di impegno. Fa meno? Di lavoro, insomma, come impegno lavorativo. Quindi ovviamente rispetto a quello che era stato concordato fa meno, obbligando gli altri 2 partner ovviamente a prendere gli impegni, insomma, impegni che lui poi non si è preso. In quel caso la remunerazione può essere, cioè ci può essere un cambiamento di budget da quel punto di vista, cioè dire guarda tu dovevi fare 10, hai fatto solo 7 e quindi ti verrà corrisposto. 3 non ti verranno dati per dire. Sì, diciamo sì. Un cambiamento di budget da quel punto di vista si può fare. Deve essere giustificato. Sì, cioè nel senso, visto, abbiamo detto che voi in genere è buona norma scrivere un accordo di partenariato. Sì, che loro firmano. Sì, che loro firmano, eccetera. Quindi lo leggono, lo firmano, fanno firmare al rappresentante legale. Avete detto che avevate avuto un problema con un partner che si è ritirato con 6.000 euro nonostante l'accordo di partenariato. Sì, sì. E che valore legale ha questo accordo di partenariato? Nel senso che la contratto rifarli su di lui. Perché insomma, diciamo in teoria ti potresti imputare al tribunale di Roma, no? Perché poi nell'accordo di partenariato, il foro di competenza, tu però sai, sono cose lunghe. Cioè di fatto che quei soldi persi non devono più essere rendicontati. Cioè, alla fine ogni partner ti dà la sua rendicontazione, ovviamente il totale fa la rendicontazione totale del progetto. Quei 6.000 euro che sono andati persi non sono mai stati rendicontati, ovviamente, però non sono a noi, cioè a noi che all'epoca eravamo coordinatori e all'ente per cui lavoravamo, e poi però quei 6.000 euro non sono stati più rendicontati nemmeno alla comunità europea, credo che sia andata così. Però c'è stata tutta una verifica dell'agenzia, della CEA, sono venuti, hanno controllato tutte le carte, le mail che erano state inviate tra noi e questo partner, quindi hanno verificato che tutto si fosse svolto, diciamo, non per colpa nostra. E quindi io voglio dire, non vi hanno imputato la perdita di quei soldi? Non ce li hanno ridati ovviamente, però non ce li hanno... Sì. Però non ve li hanno scalati. E ovviamente il partner che è subentrato ha avuto una quota minima minore rispetto a quella che era stata prevista in origine. Lì sì, in quel caso il coordinatore magari si sobbarca un po' più di lavoro per raggiungere l'attività, oppure si parla con le ACE, si cerca di rimodificare il piano, no? Previsto all'inizio. In quel caso erano trascorsi solo 3 mesi dall'inizio del progetto, se non sbaglio, 2 o 3 mesi, quindi alla fine eravamo ancora nella fase di ricerca. E il partner che è subentrato, insomma, è stato anzi bravo perché è riuscito a recuperare, e insomma il progetto non ha subito ritardi per questo. Quindi per questo è importante la costruzione del partenariato, che sì, ci deve essere fiducia, ma poi anche bisogna proprio lavorare per creare uno spirito di gruppo, perché per quanto tu fai risk modeling, per quanto tu pianifichi le attività, magari è un progetto che comunque è passato un anno, no? Dalla scrittura, e quindi alcune cose possono cambiare, però se si crea uno spirito di collaborazione, insomma, si lavora meglio, diciamo. E poi comunque è divertente, insomma. E la pianificazione appunto aiuta, no? Ognuno sa quello che ogni partner sa il ruolo, quello che deve fare, sa quanto deve spendere. Sapete per esempio che un partner magari ha carenza nella rendicontazione, quindi fate cercate di insomma aiutarlo in quella cosa, perché magari comunque vi interessano i contenuti, eccetera. Di quello che fa,
Ritornando un attimo all'accordo di partenariato, ovviamente per esempio in genere non si dà tutta la tranche, no? All'inizio, tutto il budget, in genere si fanno degli accordi che il 10%, il 20%, eccetera, quindi quello è anche un modo per tutelarsi. Quindi dato che infatti per esempio quando si descrive anche le attività di management, diciamo, bisogna anche descrivere come il capofila amministrerà il progetto, quindi che chiederà una rendicontazione ogni 6 mesi ai partner. Insomma, sono tutte cose che, di management, che bisogna descrivere all'interno del pacchetto management. Sì, anche perché volendo uno potrebbe anche non chiedere una rendicontazione ogni 3 mesi. Sì, non è, non, nessuno però te lo chiede. Serve ovviamente per evitare anche che alla fine del primo anno di vita, a metà del progetto, che c'è il report intermedio, sì, tu ti trovi con una quantità di scontrini, fatture che non sai che più, non sai dove vengono, quando le hanno spese, se erano prima, se erano dopo. Insomma, quindi serve a voi per avere tutto sotto controllo e soprattutto testare alla prima rendicontazione se i partner hanno capito il sistema, se è tutto in regola, se il sistema fiscale è omologato, perché vi dicevamo ad esempio che per un partner non facevano pagamenti bancari ma solo in cash, per cui la prima volta che ci hanno portato, anzi che non ci hanno portato tutte le fatture e le ricevute, noi abbiamo chiesto ma voi il vostro personale come lo pagate? E allora in cash, ho detto ah bene, e io che ne so quanti soldi mi hai dato, cioè, quindi in questo modo si può controllare tutto e andare poi tranquilli per il resto del progetto, più o meno. E per questo, per esempio, lavorare con partner che hanno una struttura solida, che possono davvero portare un cofinanziamento, è importante. Sì, perché sono già rodati, già sanno come muoversi. Adesso mi è venuto in mente che c'è un progetto che hanno fatto nell'ambito del Lifelong Learning Program, e hanno prodotto un survival kit, un kit di sopravvivenza che è molto utile. Sì, che è molto utile per la gestione dei progetti LLP, ma in realtà un po' sono buone, sono pratiche, prassi che si applicano un po' a tutti i progetti, quindi adesso ovviamente vi mando il link, vi metto il link anche su quello, è molto fatto bene. Sì, anche perché avete già dei modelli impostati per il report, per i verbali, sì, per i questionari di qualità, insomma ci sono un sacco di modelli utilissimi che potete utilizzare tranquillamente. E per la disseminazione anche c'è stato un altro progetto europeo che ha praticamente messo insieme tutte le buone pratiche sulla disseminazione dei progetti europei. Anche quello ve l'ho messo già dentro i documenti. Quello è utile per compilare proprio il box di disseminazione. Per il piano di comunicazione e disseminazione, qual è la differenza tra disseminazione e sfruttamento dei risultati. E quindi, insomma, sono tutti strumenti utili. Comunque andare a vedere buone pratiche, progetti approvati. Quello aiuta tanto. Quello, insomma, aiuta, no? Per vedere proprio come è composto un progetto europeo. Ok, che ore sono? Sono le 4, credo. Mamma mia, le 4 meno 5 già. Ok, quindi, allora, un po' le sì, più o meno abbiamo visto un po' tutte le cose, insomma, che servono da tenere presente per una... fare una progettazione europea. E magari adesso vediamo un po' le voci di budget in generale, diciamo quelle che in genere si devono tenere in considerazione. Quindi, thank you.
sennò pensavo di linea di massima, un po' mi ricordo. Allora, quindi in genere, quindi avete le spese dello staff, no? Da rendicontare, e in genere sullo staff bisogna mettere varie figure, che va dal project manager, dall'amministratore, da quello che si occupa della comunicazione, dal tecnico, e, insomma, varie figure che poi voi individuate, varie categorie. Lo staff, praticamente, per la Commissione europea si intendono quelle persone che hanno un contratto, che sono impiegate dalla struttura. Non volontari. No, volontari. Allora, qui poi c'è un grande dibattito sul fatto che comunque le contrattualizzazioni sono diverse, diciamo, in tutti i paesi. Quindi la Commissione europea un po' si sta adeguando anche a questo. Per esempio, i contratti a progetto in genere sono comunque considerati staff. Quindi questo è un grande, diciamo, problema, perché alla fine con i cambiamenti nelle contrattualizzazioni, adesso praticamente, specialmente nel settore nostro, cioè non esistono quasi più i contratti a tempo indeterminato, e quindi ogni volta c'è un po' sempre questa questione aperta con la Commissione, perché devono un po' anche loro adattarsi a questo. Anche perché poi, come abbiamo detto, in genere un'organizzazione come cofinanziamento mette a valore, a valore le risorse dello staff, perché comunque sono risorse che comunque tu paghi, per cui metti quelle come... A volte non totalmente, a volte... Cioè per tutta la copertura del contratto, sì, ma solo una parte. Sì, poi sì, una quota parte del tuo contratto va alle attività di progetto, no? Quindi delle ore, calcoli le ore che lavori sul progetto. Allora, lo staff deve essere rendicontato sui costi reali, quindi c'è tutto un calcolo che la Commissione europea ti fa fare una formuletta, diciamo. Adesso, per esempio, 12.000, per esempio abbiamo una persona che guadagna 20.000 euro all'anno, tu più o meno lo dividi per i giorni di lavoro, 220 euro, quindi quello che viene fuori è il costo giornaliero. In genere è il consulente del lavoro che fa questo calcolo, perché bisogna praticamente considerare anche gli F24, diciamo tutti i contributi, quindi il lordo di quanto ti costa una risorsa. E praticamente in genere loro ti chiedono come calcoli il costo giornaliero. Allora bisogna tipo spiegargli che il costo giornaliero lo calcolo così perché tengo in considerazione il netto, i contributi sociali, e loro comunque ti dicono quali sono le voci che devi tenere in considerazione per fare questo calcolo giornaliero. In genere è una domanda che bisogna chiedere a tutti i partner, quindi tutti i partner devono fare questo calcolo del costo giornaliero, perché quando pianificate il budget, poi non sapete bene il costo giornaliero, magari, non so, nei paesi come la Bulgaria, la Romania, la Turchia, che hanno un costo giornaliero molto basso, poi magari mettete che, non so, costa 200 euro un project manager, in realtà poi quando vanno a fare la rendicontazione, non so, gli costa 80 euro al giorno. Quindi lì c'è un problema, perché comunque devi sempre giustificare il numero dei giorni che tu vai ad aumentare. E non sempre poi te li accettano,
perché praticamente tu quando pianifichi il budget, allora dirai un project manager al giorno mi costa 300 euro che mi lavorerà per un progetto di 24 mesi, non so, 2 giornate al mese. Per esempio, un ricercatore mi costa 150 euro al giorno e per questo progetto mi lavorerà, non so, un mese, un giorno al mese, per esempio. Ovviamente ci deve essere sempre un bilanciamento tra le varie voci di costo, quindi in genere abbiamo lo staff e poi abbiamo tutte quelle altre attività, tutti quegli altri costi che ci servono effettivamente ad implementare le attività. Quindi per esempio abbiamo i viaggi dello staff, no? Per fare le mobilità. I meeting, i training, attività, eccetera. E poi abbiamo i viaggi, poi abbiamo per esempio tutti quegli altri costi. Che sono per esempio i costi per i materiali della comunicazione, non so, se invitate uno speaker alla conferenza, se i costi di traduzione, che costi di traduzione, l'affitto di location, qualsiasi altro costo che non rientra né in staff né in viaggi, ma che vi servono per svolgere le attività. E poi per esempio abbiamo i costi di subcontracting, che in genere non possono superare il 30% del budget totale. Però questa soglia anche sta cambiando, perché come vi ho detto in corso d'opera nel vecchio programma Cultura questa soglia era aumentata, perché tanti artisti lavorano a partita IVA, per cui era aumentata, diciamo, questa soglia. E questi, diciamo, sono tutti i costi eleggibili. Come abbiamo detto, i costi eleggibili sono tutti quei costi che ci servono, perché sono giustificati all'interno, no? Che noi mettiamo a budget preventivo e che sono giustificati perché ci servono per svolgere quell'attività. Poi ci sono i costi indiretti, che sono i costi della struttura. In genere non supera il 7%, ed è, diciamo, quindi la comunità europea ti riconosce un 7% dei costi indiretti, quindi quelli che in inglese chiamano overheads, quindi la luce, l'acqua, il telefono, sì, tutti quei costi, diciamo, però è soltanto, diciamo, un 7%. E in genere questo qui si calcola, insomma, vedrete, si calcola, diciamo, automaticamente, sono il 7% del budget totale. Allora, quando parlo di budget totale è perché quando voi rendicontate, allora avete fatto un progetto avete richiesto alla comunità un grant di 50.000 euro e il 50% del costo totale del vostro progetto, quindi significa che il restante 50.000 euro lo dovete mettere voi. Quindi significa che il mio progetto europeo mi costa totalmente 100.000 euro. Quando io rendiconto alla Commissione europea, non devo dire questa parte mi va a coprire il cofinanziamento e quest'altra mi va a coprire il grant. Tu praticamente devi presentare giustificativi per il totale.
del progetto. Ok? Quindi non solo per la parte cofinanziata. Sì. Cioè, tu non è che dici, ah, questo cofinanziamento, no, tu devi portare giustificativi che ti coprono tutto il totale del progetto. Quindi, per esempio, il 30% è sul totale del progetto. Poi, anche qui, tra le voci, per esempio, i viaggi, non potete fare, a meno che non sia proprio un progetto di mobilità, magari il 60% può andare sui viaggi, è giustificato, però... ovviamente anche la pianificazione del budget deve essere fatta in base alle attività che richiedete. Se è un progetto di ricerca, per esempio, è possibile che i costi dello staff siano più alti, perché comunque è giustificato da tutto un lavoro intellettuale che c'è dietro. Anche i costi della realizzazione di un evento, quindi, no, per fare il festival mi servono determinate cose, o comunque per organizzare l'evento mi servono determinate cose, quindi comunque deve essere tutto giustificato. In genere c'è la regola che allora all'interno, questo un po' dipende dai vari budget, perché poi ogni budget ha un po' le sue regole interne, però per esempio nell'LLP hai staff che è colonna A nel budget e staff B che è tutto il resto. Quindi, per esempio, se tu... devi spostare dei costi da A a B, se lo spostamento supera il 10% della voce che va ad aumentare, allora devi chiedere un amendment, una modifica. Quindi non puoi sostenere quei costi fino a quando la modifica non è stata approvata. Quindi, se sei inferiore al 10% puoi farlo. Puoi anche farlo, senza sì. Però è consigliato sempre aprirsi un dialogo con il proprio referente europeo, perché comunque per non incorrere poi sorprese. Poi ovviamente, come abbiamo detto questa mattina, ci sono delle regole, insomma, che la prima classe non è accettata. Se avete pianificato un meeting, e comprate il biglietto il giorno prima, vi costa 1000 euro, quelle non vi verranno mai riconosciute. Sono sempre un po' così sotto la voce del subcontracting, perché ovviamente preferiscono che, se tu fai, come abbiamo detto questa mattina, se tu fai domanda, significa che hai le risorse e la capacità interna di fare determinate azioni. Quindi le voci subcontracting chiedono sempre una spiegazione apposita. Questo, diciamo, è ovviamente, ricordatevi sempre che se il tuo progetto inizia il 1 novembre e finisce il 30, il 30 ottobre dell'anno dopo, comunque la data della fattura deve essere all'interno di quei, compresa all'interno di quei. E ogni costo che voi incorrete, che voi sostenete, deve essere giustificato sia in fase di design del progetto, sia quando farete la rendicontazione, sia a metà progetto che a fine. Quindi diciamo che direi che per ora queste, diciamo, sono le cose fondamentali da tenere in considerazione, perché come ho detto, magari cambiano, no, le regole. Per esempio, come ho detto, questa qua, il subcontracting, è un po' cambiata, quindi in corso d'opera, quindi adesso bisogna vedere un attimo
internamente, diciamo, quindi come abbiamo visto stamattina, vedere sempre i costi eleggibili che quell'azione vi finanzia, ok? Però in linea di massimo è questo. I viaggi in genere è una voce a parte e sono i viaggi dello staff, invece i viaggi di trainees, di altre organizzazioni, eccetera, vanno messi in altri costi. Noi per esempio per un progetto che abbiamo, che è stato approvato recentemente, avevamo invitato insomma delle persone e come di regola l'avevamo messa qui, invece ce l'hanno spostata in subcontracting e non lo so perché, però diciamo che, diciamo che magari il progetto va bene eccetera, però ci sono anche i soldi dell'equipment. Dell'attrezzature, quindi dei computer, eccetera. E questi sempre devono essere molto giustificati. E qui dovete prendere in considerazione l'ammortamento. Prima li comprate e prima li ammortizzate. Su quanto riguarda l'equipaggiamento software, in alcuni bandi, ad esempio, insomma coprono però metà del, diciamo, non coprono tutta la spesa ma solo in parte, all'interno di quella parte che viene coperta c'è solo una percentuale da destinarsi a strumentazione e software. In che senso? Nel senso che se io ti finanzio, non so, per metà di un progetto di 100.000 euro ti ne do 50.000. In questi 50.000 però non è che puoi far rientrare tutta la spesa, ad esempio, per i software, nel senso che metà la copri con i 50.000 che ti dà, insomma, che ricevi dal bando, l'altra metà invece te la devi coprire con i 50.000 che troverai in altro modo. Vale anche qui la stessa cosa. Non so se sono stata chiara. I costi che tu devi rendicontare li devi sempre rendicontare a metà, come se fosse, nel senso che se qui prevedi. No, dico, se io ad esempio vinco un progetto, sì, e banalizzo molto. Vinco un progetto e ho stabilito che devo destinare un tot di spesa all'acquisto, ad esempio, tipo il progetto di 10 computer, del corto animato, 10 computer. Computer, e per ogni computer la suite Adobe praticamente, sì. No? È ammissibile che io faccia rientrare tutto questo nel progetto, oppure mi si può dire va bene, tu puoi mettere solo 5 computer e 5 suite, le altre 5 suite te le devi comprare con l'altro 50% che non ti diamo noi e ti trovi in altro modo. Non so se allora devi diciamo ragionare in questo modo. Tu presenti un progetto che è un budget, no? Tu devi ragionare per il totale del tuo progetto, quindi non so, hai un progetto di 100.000 euro, no? In cui rientrano i costi dello staff, i viaggi, gli altri costi, il subcontracting, l'equipment e i costi indiretti. La comunità, per esempio, ti finanzia, ti dà un grant del 50%, tu però quando poi rendi conti, devi rendicontare i 100.000, il tutto. E no, lei quindi dice però se nel caso non dicono che 10 computer per questo progetto sono troppi, te lo dicono e te lo comunicano. Prima di approvarlo te lo dicono, però per me 10 computer ti vengono riconosciuti, non è che non ti vengono riconosciuti. È una cosa eccessiva. Sì. Noi per esempio per il progetto, quello che ti raccontavo del mentoring, comunque avevamo messo a bacio dei computer, però non ce l'hanno riconosciuti, quindi ci hanno detto sì, il progetto va bene, approvato, però i computer no. Sono quindi troppi. Dovete rimodificare il budget. Tu modifichi la voce e quando poi vai a rendicontare, rendi conti per il numero che loro ti hanno indicato, sì, essere ammissibile. Quindi per esempio se tu hai allocato, non so, 3 computer a partner, ovviamente quando poi arriva
la notifica. Cioè, scusate, però, sì. Scusa se vi interrompo. Dato che io devo pensare in toto, no? Sì. Se ad esempio mi dice l'Unione Europea, mi dice guarda, 10 computer per me sono troppi. Sì. Però alla fine io so che me ne serviranno 10. Dato che devo rendicontare in tutto, devo rendicontare anche quella parte che non mi verrà coperta dal bando, però che dovrò coprire in un altro modo. Perché devo ridurre il numero del computer, dei computer? Perché? Nel senso che io posso dire, va bene, dai soldi che mi date voi me ne comprerò 3, tutto il resto invece me li sono pagati con i soldi che ho trovato dagli sponsor. Perché invece devo ridurre il numero? Insomma, se perché comunque devo rendicontare per tutti i 100.000 e non per i 50.000 che mi dà l'Unione Europea. Perché tu stai presentando una domanda in direzione a quello. No, ho capito, sì, ho capito quello. A rendicontare anche noi che approviamo il progetto solo su sì, però diciamo che no, nel senso che a meno che tu non trovi, non lo so, un'offerta, cioè, no, quello che voglio dire è che la comunità, insomma, ti darà 50.000 euro, non te ne dà di più, no? Comunque sì, devi coprire le spese di staff, viaggi, cioè, devi coprire tutto quello che ho messo a budget. Io questa cosa l'ho capita, però io quando devo andare a rendicontare, non devo rendicontare solo le spese fatte con i soldi che ho vinto dal progetto, ma anche le altre spese. Sì. Quindi se la mia domanda per esempio, l'Unione Europea mi dice non puoi comprarti 10 computer, devi comprare soltanto 5, ma io alla fine ne compro 10, gli altri 5 li ho presi con i soldi che mi ha dato lo sponsor, questa cosa non la posso fare. Anche se non ho speso soldi dell'Unione Europea, ho speso soldi che mi ha dato ad esempio la Sony. Però sì, no, in realtà no, perché tu toglieresti, anche se sono soldi, cioè nel 50, toglieresti dei soldi in pratica, credo che sia così per loro, toglieresti dei soldi al resto, quindi devi comprare esternamente e non rendicontare all'interno del progetto. No, nel senso che non è che... Lo posso fare, però non devo rendicontare. Cioè nel senso, non so se magari, tu hai chiesto 5 computer che ti venivano 5.000 euro, loro te ne approvano per quella 2005, quindi il budget da 100.000 viene ridotto a 86, insomma 88. Se tu rendiconti 100.000 non va bene, credo, voglio dire, quindi tu rendiconterai 82.000, quindi cioè, quella fattura metterai quota partner, capito? Il costo del computer in più. Cosa, appunto, perché devo rendicontare anche spese fatte con fondi ottenuti da altre fonti e non solo dal bando. Per questo mi chiedevo perché questo limite, no? Nel senso che magari io nel corso d'opera mi rendo conto, cavolo, mi hanno detto 3 computer, però noi ne abbiamo bisogno di 6, me ne servono altri 3, li devo prendere per Sì, perché poi un'altra cosa, perché non so se risponde anche alla tua domanda. Ovviamente tu vuoi rendicontare tutte le cose che sono giustificate da una transazione economica. Quindi il lavoro dei volontari, la stanza che ti dà il comune, di cui tu non hai fattura, non lo puoi, perché non hai un giustificativo, non è niente. Sì. Se i computer te li regalano, per esempio, no? Quello rientra in ciò che non si può rendicontare. Sì, perché non hai una transazione finanziaria. Però se io acquisto al di là del limite datomi dall'Unione Europea, questo comunque non lo vado a rendicontare. No, perché non hai bisogno. Sì. Cioè, perché magari con tutte le altre fatture sei riuscito a rendicontare il totale. Dipende... Ci vuole un po' di... Sì, sì. No, furbizia, però devi riuscire a coprire il tutto e magari fai rientrare anche cose in più, diciamo così. Sì. No, non è quello, nel senso che devi... No, ma più che altro non era solo in più e in meno, era più che altro capire...
come rientra ciò che ecco, ovviamente io quelli non sono nel budget, quindi non sono da rendicontare dell'Unione Europea, appunto perché loro mi dicono questi sono i soldi che devi spendere per queste cose che noi ti abbiamo detto. Sì. Però l'altra metà alla fine io ho dei doveri nei confronti degli altri sponsor o degli altri finanziatori. Per questo mi chiedevo come mai... No, per esempio, nel budget, se tu hai trovato 10.000 euro da altri sponsor, comunque lo scrivi, però il massimo che finanziamento che comunque puoi chiedere è, non lo so, 100.000 euro. Per, cioè, se l'è caduta mia mamma. Cioè, nel senso che... allora, se un progetto... Allora, prima abbiamo visto che in genere c'è una soglia, anche un minimo e massimo del costo del grant che tu puoi richiedere, quindi non so, oltre dipende dal bando, diciamo, per esempio lì quello che abbiamo visto del Festival Media, più di 80.000 euro comunque di grant non lo puoi richiedere, quello copre, abbiamo visto prima, il 75% dei costi, quindi il costo totale del tuo progetto è 75 più 25, no? Perché vai sì. A cofinanziamento. Se tu già lo sai a priori che hai degli sponsor, non so quanto è il 25, 70, insomma, facciamo finta, quei 100.000, qui rientrano anche i soldi degli sponsor, capito? Che... Però il finanziamento che ti concede la comunità è sempre proporzionato a questo, quindi sì. Devi comunque rispettare questo bilanciamento. Se decidi che ti servono altri 5 computer, tu li compri esternamente, ma sì. Poi ovviamente non devono rientrare nel budget calcolato per il progetto che ti è stato approvato. Cioè, comunque dei soldi sì. A disposizione, ma che sono allocate per altre cose, quindi vuol dire che se tu comunque vuoi comprare 5.000 euro di computer, dovrai togliere 5.000 euro da altri costi. E poi quando ti vengono a controllare... E poi però non ti si sballa tutto il budget. Sì. Cioè, nel senso, se tu hai bisogno di 10 computer, però sai che uno sponsor te ne dà 5, allora sì. Qui a budget sì. Ne metti direttamente 5. Così non ti danno problemi. Però già lo devi sapere prima. Sì. Se invece ne chiedi 10 e poi te ne finanziano 5, allora lì... devi trovare, insomma, i concetti. Cioè, se loro ti danno un attacco, praticamente è questo, è un imprevisto, loro non ti accettano la richiesta di computer che tu ritieni indispensabile, non in più, indispensabile. Sì, io avevo capito che invece avrei potuto prenderli con i soldi, diciamo, non i fondi non avuti dal... Comunque no. Sì, ho capito. No, perché quei soldi là servono per fare il calcolo generale che viene sottoposto a loro e quello è lo bene, mettiamo questa percentuale. Tu alla fine devi fare tutto il totale, loro vedono benissimo, sei in regola e ti danno il resto. Quindi poi se trovi uno sponsor esterno in un secondo momento, allora quella è un'altra cosa. No. Sono 4:30, mi faccio il timing. Ok. Deadline. Quindi abbiamo un po' di tempo per ricapitolare quello che abbiamo fatto 5 minuti. Sì, in questi giorni. In realtà, ecco, oggi diciamo il gruppo si è un po' ridotto. Quindi abbiamo un po' divagato, ci siamo soffermati sì, più a fondo su alcune questioni. Altrimenti ci sarebbe piaciuto fare un elevator pitch delle vostre idee, no? Che noi facevamo un po' una simulazione in cui sì. Cercavamo di capire se veramente esprimevate il valore aggiunto europeo, l'innovatività, la qualità. E quindi non so se lo volete fare adesso con il vostro festival. Come mai innovativo? In tre minuti. quindi... Ecco, ricapitolando quello che abbiamo fatto in questi 2 giorni, quindi
abbiamo un po' visto l'opportunità che la comunità europea offre per il settore culturale, ma diciamo che noi vi sproniamo anche a vedere oltre, no? Quei finanziamenti che non sono proprio diretti alla cultura, per esempio anche vedere il nuovo programma di apprendimento permanente, quindi che magari potete fare attività educative, no? A livello europeo. Sì, cominciare a mettere un piedino in Europa, a costruire una rete in vista poi della realizzazione di una programmazione più complessa come può essere questa, che per chi inizia magari è un po' difficile da approcciare, sì, e anche da sostenere. Ovviamente siamo in una fase di passaggio nelle varie programmazioni settennali, quindi tenete monitorati i vari contact point italiani, sia del programma Cultura che del programma LLP. Sperando che ci siano comunque dei finanziamenti anche per le piccole organizzazioni, che in teoria ci dovrebbero esserci, quindi sì, iniziate un po' anche dalle progettazioni più piccole. Sì, semplici. Poi abbiamo visto un po' di concetti base della progettazione, quindi quello che riguarda creatività e innovazione, che abbiamo detto li dovete tatuare sulla vostra pelle di progettisti. Sì, l'importanza dei pubblici, dell'impatto, del valore europeo, del partenariato, del costruire un buon partenariato e anche dei rischi che ci sono in corso d'opera. Del lavorare in team. No, del confronto, dei vari approcci, come uno lavora, Star Trek, dei ruoli all'interno del team, di progettazione, e comunque una buona pianificazione vi aiuta tantissimo poi in fase di, non solo a vincere il progetto, perché ovviamente anche qui il budget deve essere equilibrato, deve essere giustificato con le attività che volete implementare, quindi una buona pianificazione vi aiuta. E abbiamo visto un po' le voci generali di un budget in del bando, comunque, e del bando, i criteri, no? La ammissibilità. Ah, è morto. Deadline del microfono. Quindi le voci, insomma, i criteri per, cioè le cose da andare a vedere, gli elementi di un bando da tenere in considerazione per accedere ai finanziamenti, per vedere se sia leggibile o meno, e quindi le varie voci del budget, quelle da tenere in considerazione. E quindi non so se ci sono domande, se siete tante. Troppo confusi. Se siete troppo confusi per fare delle domande. Sì. Comunque l'obiettivo è anche quello di trasferirvi delle metodologie di lavoro in qualche modo, no? Anche durante la fase di pianificazione. Vabbè, una domanda. Sì. Quanto è realistico, secondo associativa, neonata o comunque piccola, possa veramente avere successo ed accedere a un finanziamento di questo tipo e a sostenerlo? Si può fare. Yes, you can. Yes, you can. Yes, we can. Yes, we can. No, si può fare, certo, magari iniziare da un progetto come cultura o media è piuttosto un po' ambizioso, però non si sa mai. Certo, c'è bisogno comunque di un po' di esperienza sia nello scrivere il progetto, focalizzarsi sull'idea, strutturarlo in modo esatto, costruire un buon partenariato, quindi iniziare con un progetto piccolo, magari non come capofila ma partecipando come partner in qualcosa già di più grande. Questo può essere un ottimo modo per iniziare, perché così si entra subito nel vivo del progetto
Non hai particolari responsabilità. Non hai grandi responsabilità, però incominci a capire come funziona, sì, sia da un punto di vista dell'attività che è contenutistico nella struttura e poi nell'amministrazione, e, diciamo, una buona palestra. E poi piano piano cercare di dare forma alla propria idea e scrivere come capofila un progetto. E si può fare tranquillamente. Sì. Diciamo dipende anche molto da la vostra struttura interna, perché già se avete dei contratti a progetto, già se avete un amministratore, già se avete, cioè quello ovviamente facilita. Se invece se siete più una quello già non puoi, perché o a meno che non trovi qualcuno che ti cofinanzia, però come abbiamo detto il lavoro di volontario non è ripagato perché non ha una transazione, non può essere riconosciuto fiscalmente. Sì. Quindi bisogna cercare altri tipi di finanziamento, Youth in Action, mobilità individuale, sì. Quindi bisogna un po' esplorare le varie opportunità a livello europeo, quindi comunque ci sono questi contact point, c'è anche l'Agenzia Nazionale dello Youth in Action, dell'Agenzia Giovani, quindi ci sono dei ponti, sì. Diciamo che all'inizio... Cioè, voglio dire, delle proposte, dei programmi che hanno delle selezioni d'accesso, sì, molto più, sì, molto sì, più meno rigide. Sì, 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 sì. E comunque è una è sì, qualcosa che si può fare, top, basta, diciamo, iniziare. All'inizio bisogna un po' studiare tutte quelle cose che abbiamo visto, sì, i link che vi manderemo, quella è sicuramente una base per entrare nel sistema, però è accessibile, anzi. Mi aspetta. No, un'altra cosa, ieri dicevi come tutelarsi, no? Come piccole organizzazioni si possono tutelare. Ti tuteli, diciamo, conoscendo veramente quello, chi sei, cosa vuoi, qual è l'obiettivo, scrivendo, sì, scrivendo accordi. Questa è un po' la prassi. E, no, insomma, uno si tutela in vari modi, cioè non è che non sia capitato anche a noi di... Sì, però c'è da dire anche che c'è anche un atteggiamento forse negativo in questo noi italiani, che sì, siamo sempre, sì, lì, sì, a pensare che c'è qualcuno, no, che ci vuole... non per questo, però ovviamente diciamo... Mi rendo conto che a volte la sproporzione tra il, sì, peso che può avere un'associazione che non ha uno storico di lunghissima data e invece una realtà, un'istituzione, una fondazione che lavora invece da molto più tempo, ha una struttura interna molto più complessa, potrebbe essere tale da ovviamente... diciamo fagocitare il, sì, piccolo, appunto, ma non è una questione di italiani o no, cioè, sì, a, sì, volte è anche nel, non so, nella buona fede può succedere, nella buona fede, nel, insomma, nel corso naturale delle cose. Quindi per questo volevo sapere come invece si possa interagire con questi soggetti più grandi che comunque appunto per questi progetti qui sono interlocutori imprescindibili, mantenendo però appunto la propria identità. Per ecco, questo, per questo, sì, ci sono, dicevo, gli accordi interni, un buon, poi c'è un sempre contratto, sì, sì. Cioè, ci sono questi accordi interni, poi c'è sempre da considerare che il capofila ha un contratto con l'Agenzia Europea, quindi anche loro sono vincolati a rispettare, sì, quello che hanno scritto, i budget, la suddivisione delle attività, quindi sono loro per primi a dover rispondere alla comunità europea nel caso escano fuori da quello che hanno detto. Cioè, nel senso che un po' le prassi che tu adotti, no, nella vita quotidiana, poi diciamo sono le prassi che... Sì. Però sì, conoscendo bene anche i partner, costruendo un rapporto di fiducia, insomma, diciamo tante cose, e lavorando qualitativamente bene, no? Lavorando con precisione, eccetera, insomma, si riescono a superare, insomma, molti, sì, ostacoli, diciamo. Sì. Ok.
quindi non so se tutto. A posto? Grazie a voi, salutate. Grazie a voi, salutate a casa. Se, appunto, noi concludiamo oggi con la parte di programma cultura, media e... E ringraziamo appunto le docenti Antonia Silvaggi e Laura Bove che sono state con noi 2 giorni e ci hanno appunto insomma massacrate con insomma comunque ci hanno regalato questa full immersion nella progettazione europea. Adesso ci aspettano 2 giornate conclusive, il workshop pratico di animazione con Michele Bernardi domani e sabato 9, 13, 15, 18, ok, o 19. 19, 15, 19, d'accordo, a domani allora.